Se qualche collega si è sentito coinvolto non era appunto la mia volontà. Ma il problema vero è che voi del governo avete reciso ogni rapporto con i corpi intermedi e quindi non vi resta altra capacità, diciamo, di governo del lavoro se non il ricatto e provvedimenti come questo, che sono più che disciplinari, oltre che extra Costituzione. Io non ho la foga canina e giustizialista dei colleghi a 5 Stelle, però il sottosegretario Barraccio, la sottosegretaria, avrebbe dovuto dimettersi per quelle parole, laddove ha confuso un diritto con un reato. Lei, dalle sue inchieste, auguro ne uscirà a testa alta, ma per quelle parole, per quella confusione sintomatica, avrebbe dovuto dare le dimissioni. Grazie. Onorevole Franco Bordo, prego. Grazie Presidente. Dobbiamo dire con chiarezza agli italiani che oggi si utilizza la questione servizio pubblico essenziale per ridurre il diritto di sciopero nel nostro Paese, per ridurre l'azione sindacale. Oggi iniziamo dal Colosseo, iniziate dal Colosseo, ma domani perché no la fruizione di una piscina, di un teatro, di un cinema possono diventare appunto limitazione di diritto sindacale, di un diritto di sciopero. Per me il diritto di sciopero è una delle questioni, voglio dire, intoccabili. E domani magari le produzioni, perché non dichiarare determinate produzioni anche appunto un servizio pubblico essenziale? Perché questa è la piega che sta prendendo. Io ricordo che uno dei diritti, e vado a chiudere, pubblici essenziali, è il trasporto pubblico. Allora mi domando perché non facciamo e non fate subito, signori del governo, un decreto per garantire il servizio del trasporto Grazie. Pubblico, perché oggi in Italia milioni di persone tutti i giorni non riescono a prendere il treno per Grazie, recarsi al lavoro Bordo. O nel luogo di studio e non per colpa dei lavoratori. Onorevole Nicchi, prego, a titolo personale. L'accesso alla cultura è per noi, e mi sembra che sia comune come obiettivo, un diritto fondamentale, un servizio pubblico da garantire pienamente. Ma qualcuno può pensare che con la storia del nostro Paese questo sia negato da un'assemblea sindacale, da una legittima assemblea sindacale? È un gioco di scaricabarile molto vile. È negato, e lo sappiamo, da una lontana politica di tagli alla cultura, allo spettacolo, ai beni pubblici che sono per noi fondamentali. Se il governo ci vuole investire, vuole sbloccare il turnover, noi siamo qua. Non siamo però, non possiamo accettare la vera politica del governo, privatizzare.